Grazie, grazie Alfredo. Buonasera, buonasera al sindaco di Pescara che i nostri telespettatori vedono già inquadrato. Buonasera da Piazza Italia. Allora, sindaco, diceva il collega da studio, ci sono queste misure varate dal governatore della regione, ancora più restrizioni soprattutto per le prossime 72 ore, quando potrebbe essere forte la tentazione di uscire di casa proprio nel giorno di Pasqua e di Pasquetta? L'ordinanza di Marsilio racchiude tutte quelle che sono state fatte fino ad oggi a Pescara e negli altri comuni, Montesilvano e Spoltore, dove sicuramente c'è stata una stretta forte, in quanto quest'area è a ridosso di una zona rossa che è quella di Penne, di Elice, e quindi deve essere in ogni modo protetta. Poi ci sono i provvedimenti che si stanno attuando da oggi, cioè venerdì, sabato, domenica e lunedì nel periodo pasquale non si potrà andare sulla spiaggia, non si potrà attraversare il marciapiede della riviera, della strada parco, perché è importante che non ci siano zone d'ombra, nel senso che dobbiamo necessariamente fare in modo che le persone stiano distanziate, che non ci sia un contatto sociale, e quindi lo facciamo attraverso questi provvedimenti che abbiamo adottato già dall'8 marzo e che sono provvedimenti che stanno dando i loro risultati, perché riusciamo comunque a tenere queste zone abbastanza protette rispetto a alcune zone rosse che invece sono state aggredite di più. Sindaco, introduciamo anche un altro argomento sempre nell'ambito di questa emergenza sanitaria, perché avete lavorato fino alle 4 di questa mattina per preparare i buoni spesa per le famiglie e i cittadini di Pescara. Sì, io voglio veramente ringraziare tutti i dipendenti comunali che in questi giorni si sono impegnati oltre ogni misura, un'organizzazione perfetta, da orologio svizzero devo dire, perché fino alle 4 di questa mattina sono stati predisposti i pacchi dei buoni spesa che sono stati consegnati in questa giornata, perché noi avevamo preso un impegno con i cittadini di Pescara che prima di Pasqua tutti avrebbero avuto il buono spesa oppure il pacco con la spesa così come richiesto o il borsellino elettronico, e il risultato l'abbiamo raggiunto grazie all'impegno di tanti che veramente si sono impegnati fino allo spasimo. Non era mai successo che i dipendenti di qualsiasi ente rimanessero fino alle 4 di mattina con grande passione, con grande slancio, in un'ottica di solidarietà per consegnare ai concittadini che oggi sono in difficoltà questi buoni che permetteranno loro di fare la spesa nei giorni di Pasqua e di passare una Pasqua più serena. Sindaco, nelle prossime ore arriveranno probabilmente le decisioni ufficiali del governo, della presidenza del Consiglio dei Ministri per prorogare e prolungare questa chiusura, questo lockdown probabilmente fino al 3 maggio. Dobbiamo avere ancora pazienza, certo è dura rimanere a casa, è dura non riprendere le attività, però dobbiamo farlo per sconfiggere definitivamente il coronavirus o quantomeno attenuarlo il più possibile per riprendere una vita normale, quella che tutti quanti noi vogliamo e che in questo momento non ci possiamo permettere. Quindi questi provvedimenti che porteranno fino alla fine di aprile, all'inizio di maggio, questa situazione vuol dire li prenderemo per quello che sono, dei provvedimenti che servono per tutelare la nostra salute, sperando che siano gli ultimi e che da maggio si possa in qualche modo riprendere le attività, ovviamente in maniera diversa rispetto al passato, perché dovremo abituarci tutti quanti a fare una vita diversa, meno contatti sociali, e avremo la possibilità man mano di ricominciare sperando che le attività possano riprendere, e per questo ci vorrà sicuramente un impegno forte del governo a far sì che tutte le attività possano riprendere, perché avremo bisogno di risorse importanti perché l'Italia riparta. Alfredo, il sindaco di Pescara ci ascolta, se c'è qualche domanda da studio puoi andare. Volevo tornare sul tema delle restrizioni, perché insomma è polemica anche di questi minuti quello che è accaduto ieri per quanto riguarda l'addio a Mimmo Grosso, rappresentante della marineria, ciò che è accaduto al porto di Pescara, che abbiamo documentato anche noi con le nostre immagini e con un nostro servizio. C'è stato un assembramento che probabilmente nessuno poteva aspettarsi, dato che
inizialmente, almeno noi avevamo capito questo, il feretro avrebbe dovuto solo percorrere il Porto Canale senza soffermarsi, solo per prendere l'omaggio del suono delle barche. È così, Sindaco? Io quell'assembramento l'ho visto soltanto sulle vostre riprese, nel senso che non ero presente perché ero in consiglio comunale, quindi non ho assistito certamente a quell'assembramento, non ho assistito al momento in cui il carro funebre si è fermato, non ero a conoscenza del fatto che si fermasse, e la conferma la potete dare voi, anzi la può dare Paolo, il giornalista che è a fianco a me, perché mi ha visto andare via, mi ha visto intanto che ero non in prossimità della zona dove si è fermato il carro funebre, ma ero a circa 300 metri di distanza perché stavo andando verso il comune, ha visto quando è arrivato il carro funebre, ha visto che io mi sono fermato, mi sono fatto il segno della croce, ci siamo salutati e sono andato via, quindi non so che cosa è successo dopo, non lo sapevo che il carro si dovesse fermare, o perlomeno non sapevo che si fermasse, poi l'ho saputo dopo che si è fermato vedendo i vostri video, ho sentito le trombe suonare quando ero in consiglio comunale, quindi mi sembra che sia una tempesta in un bicchiere d'acqua, evidentemente volermi tirare dentro per forza in una polemica inutile, perché abbiamo veramente altro a cui pensare in questo momento, e credo che i morti si debbano tutti quanti rispettare, soprattutto perché molti sono colpiti negli affetti in questo modo così violento, e quindi se passa un carro funebre credo che tutti quanti noi dobbiamo fermarci e fare la croce, come siamo abituati a fare sempre per il rispetto della pietà cristiana e come ci hanno insegnato. Poi quello che è successo dopo, sinceramente l'ho appreso dalle vostre immagini, e Paolo può confermarlo qui che io non c'ero, perché ci sono 12 minuti di riprese in cui io non ci sono, e Paolo mi ha visto andare via in un punto molto lontano da dove poi il carro funebre si è fermato. Ecco Sindaco, un'altra cosa volevo capire, se questo tipo di diciamo... Non è stato, ovviamente io non ho... Sì, prego, prego. No, io non ho, ovviamente io non ho autorizzato, ecco, nessuno, era questa la domanda. Non potevo dare nessuna autorizzazione, non potevo dare nessuna autorizzazione, e soprattutto nessuno me lo ha chiesto. Non è che c'è stata qualche domanda da parte di qualcuno che mi ha chiesto se poteva fermarsi con il carro funebre nella posizione in cui si è fermato o in qualsiasi altra posizione. Nessuno mi ha chiesto niente. E non avrei mai potuto dare nessuna autorizzazione perché era vietata per legge. Poi sinceramente quando sono andato via ho visto che c'era la polizia stradale, quindi mi sono tranquillizzato sapendo che, essendoci la polizia stradale, non poteva succedere nulla che non fosse autorizzato o che non fosse comunque lecito e all'interno del DPCM e dei decreti di Conte. Ecco, un'altra cosa sempre su questo argomento, un commento rispetto al fatto che abbiamo letto anche parecchie cose insomma sui social, che chiaramente in questo momento sono anche un mezzo di comunicazione tra le persone che non possono vedersi, e quello che è sembrato dispiacere di più è il fatto che purtroppo molte persone che hanno perso i propri cari non hanno avuto nemmeno diciamo così la possibilità di salutarli, e invece in questo caso c'è stata questa eccezione. Forse è questo che ha fatto più, tra virgolette, mi passi il termine, arrabbiare qualcuno che ha visto le immagini. Ma noi dobbiamo distinguere la posizione amministrativa e istituzionale, e su quella posizione non c'è stata nessuna autorizzazione, e per quello che mi riguarda io non ho assistito a nessun assembramento, perché quando la macchina si è fermata, come ho visto dalle immagini, io ero in consiglio comunale. E poi c'è l'aspetto umano, morale, personale, cristiano, e su questo sinceramente io non entro, perché è triste vedere che oggi non si possono salutare i propri cari o farlo soltanto nei pressi del cimitero nel momento in cui la bara viene portata dentro, quindi su questo non voglio esprimere nessun giudizio, perché sarebbe un giudizio che va a toccare il cuore delle persone, va a toccare le situazioni personali di chi soffre, di chi è addolorato, di chi perde
un affetto o un amore, una persona cara. In questi 4 giorni io ho perso 4 persone che conoscevo e con alcune ero veramente amico. E le ho salutate nel silenzio della porta del cimitero, dall'esterno, da solo. Questo è il dato che purtroppo in questo momento dobbiamo tenerci e di cui dobbiamo prendere atto. Era quello a cui mi riferivo. Tra l'altro volevo capire, anche questa informazione importante anche per i cittadini, se sarà consentito comunque salutare il proprio caro al cimitero oppure se rientra nelle nuove restrizioni. Ma guarda, allora io da quello che so, quando la salma arriva al cimitero viene accompagnata dai propri cari che la salutano e la salutano in quel momento. Quindi questo succede, sta succedendo dunque perché non si possono fare cerimonie funebri per evitare assembramenti, ma le persone che da sole in piccoli gruppi si recano fuori dal cimitero per veder passare la salma, questo succede, sistematicamente succede. Paolo. Sì, Alfredo, allora possiamo quasi andare. Puoi dare tu la conferma? Beh, sì, noi eravamo testimoni oculari insieme al nostro operatore, che il sindaco era fermo per il saluto proprio prima che il carro funebre si fermasse. D'altro, tra l'altro, Paolo, non siamo riusciti molto prima. Non sapevo che si fermasse. Esatto, hai detto quello che stavo per dire io, hai anticipato proprio la mia considerazione. Avevamo acceso il microfono per chiedere a Carlo Masci un ricordo di Mimmo Grosso, non è stato possibile perché Carlo Masci è dovuto correre in comune per il consiglio comunale e lì per lì ci siamo anche rammaricati perché avremmo voluto prima che il carro si fermasse e non sapevamo che si fermasse. Esatto, diciamo, proprio è molto prima, nel senso 300 metri prima almeno. Questo comunque le forze dell'ordine erano presenti perché nelle nostre immagini si vede la pattuglia della polizia, possiamo testimoniarli insomma con le immagini, quindi chiaramente avranno proceduto a fare tutti gli accertamenti del caso o lo faranno nelle prossime ore, immaginiamo, per coloro che erano lì in maniera immotivata, dato che insomma non rientra nelle clausole per cui si può uscire questo tipo di manifestazioni, perché sono vietate. Eh sì, allora sindaco, prima di chiudere, prima di salutarci, siamo a poche ore dalla Pasqua, domani ci sarà la vigilia, vogliamo approfittare anche a beneficio proprio dei nostri telespettatori per augurare una buona Pasqua, se così possiamo dire, una Pasqua diversa da tutte le altre, però l'augurio è che ci sia la resurrezione del nostro paese tra qualche giorno, tra qualche settimana, quando speriamo la situazione e l'emergenza sanitaria possano sicuramente essere meno gravi di queste ultime settimane. Questa sarà una Pasqua molto diversa per tutti quanti noi, una Pasqua fatta a casa, con i parenti più stretti, non si potrà festeggiare con gli amici, speriamo che la Pasqua di risurrezione lo sia per tutti, nel senso che poi si possano riprendere le attività, ciascuno trovi l'opportunità per recuperare quello che in questo periodo ha perso, quindi questo è l'augurio più forte che io faccio ai cittadini di Pescara, perché oggi tutti quanti noi dobbiamo fare una Pasqua tranquilla, sapendo che questa Pasqua tranquilla ci permetterà poi di tornare a essere quello che eravamo. Grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci davvero per questo contributo e anche per aver chiarito quanto accaduto nella giornata di ieri, anche dopo le polemiche che ci sono state nelle ultime ore. Da Piazza Italia, da Pescara è tutto, linea allo studio.